Dante e la musica attuale. Alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, due giornate per riflettere con i cantautori dell'Italia di oggi sul rapporto tra il sommo poeta e la musica. L'iniziativa, realizzata dall'Associazione Campus della Musica di Firenze, ha visto confrontarsi in tavole rotonde musicali Roberto Vecchioni, Erika Mu, Dente, Dolcenera, Frankie High Energy, Niccolò Fabi ed Eugenio Finardi. L'evento fa parte del calendario di appuntamenti dei 100 giorni di celebrazioni dantesche del Consiglio regionale della Toscana. Un evento dantesco a cui tenevamo davvero moltissimo, per i giovani, ricordando di Dante la sua capacità di essere un innovatore, un cantore delle emozioni e dell'animo umano. Il Campus della Musica ha accettato questa sfida del settecentenario e offre a questo bellissimo programma che il Consiglio regionale ha voluto appoggiare, cofinanziare e proporre ai giovani interessati alla musica di Firenze e della Toscana. Cantautori nell'ottica dantesca, dove la simbologia della Divina Commedia si intreccia alla forma di canzone nella musica d'autore. Dante è stato l'iniziatore del genere musicale canzone, l'ha fatto, lui scriveva naturalmente, ma aveva musicisti che lo musicavano. Oltretutto tutta la Divina Commedia è musica, versi, urli nell'inferno, canti e salmodie nel purgatorio e bellissimi inni nel paradiso. Dante, nel De Vulgari Eloquentia, dice proprio che la canzone è il genere più alto di poesia che possa esistere. Incontri e dibattiti con studiosi, artisti e musicisti per cercare l'impronta di Dante, della sua visione e del suo senso etico e morale, come in una danza tra umano e divino. Io credo che Dante abbia più che altro lasciato una via, immaginato una via che poi la musica ha in effetti preso. Cioè, nel Paradiso Dante a un certo punto arriva a superare le parole, arriva alla luce e a questa perfetta armonia, alla musica delle sfere. La prospettiva dantesca come eredità viva nel presente più che mai, per stimolare la ricerca di un pensiero critico e una prospettiva sull'uomo, sull'amore e sulla trascendenza. Il dantismo che la musica contemporanea dovrebbe sentire fare proprio è quello di cercare di generare dibattiti e non essere semplicemente autoconclusiva, non un servizio che finisce lì, ma diciamo l'apertura di un discorso. Dante è innovativo anche a secoli di distanza, con la sua eredità poetica e artistica, un lascito non sempre consapevole, come un'impronta indelebile nella musica contemporanea. La nostra lingua, il nostro paese, anche in maniera inconsapevole, è pieno di quello che ha lasciato Dante, che era un uomo totale, cioè una capacità di contenere universi multipli, di tutti i livelli, artistico, filosofici, mistici. Quindi, secondo me, siamo pieni anche se inconsapevolmente. Dante poeta, Dante cantore dell'animo umano, Dante che diventa Virgilio per gli artisti di oggi nel loro viaggio di creatività. La canzone, questo è un incontro magico fra un concetto e un suono, e questo è già perfettamente scritto in Dante. Quando lo leggiamo, la musica la mettiamo noi. Dalla Biblioteca delle Oblate, i versi della Divina Commedia incontrano la musica e le nuove generazioni. E oggi, qui, in un luogo splendido, ci rendiamo conto di quanto quelle parole siano poi riuscite a creare musica, a creare poesia, ad avvicinare anche in forma differente, come qui stasera, tante ragazze e tanti ragazzi al sommo poeta, al più grande toscano che ha raccontato la nostra terra dai piccoli borghi alla sua amata Firenze in maniera sublime.